Ciao raga, bentornati sul mio canale. Come state? Io male, perché è la terza volta che mi ammalo in un mese. Non so come, non so perché, difatti se sentite che la mia voce è un po' più nasale, un po' più bassa, è per questo, ma si tiene duro. Comunque, come vedete, sono già truccata, dunque questo non sarà un video riguardante il make-up. E come ho detto nel mio primo video presentazione, il mio canale porterà principalmente contenuti riguardanti il make-up, ma non solo, perché a me piace portare anche altro tipo di contenuto. Difatti oggi, come avrete già letto dal titolo, porto un video haul, in particolare, molto richiesto sempre, uno Shein haul, che porto sempre sugli altri social perché mi è molto richiesto, solo che avevo pensato di fare un video più lungo, fatto meglio, dove facevo vedere le cose con calma e dove mi provavo anche capi di abbigliamento, così che voi possiate avere magari un feedback buono in caso poi vogliate prendere le stesse cose in futuro. Quindi direi di iniziare subito anche perché le cose sono un po'. Ecco qua il pacco che ho già aperto ed eccoci qua. Dunque direi prima di iniziare con gli accessori, queste cose qua, e poi infine i capi d'abbigliamento, così li provo anche. Dunque, il primo accessorio è questa borsetta qua, verde scuro, acceso. Io mi vesto molto spesso di questo colore e in realtà non avevo una borsetta da abbinare, tranne una che è tipo un verde pisello. E dunque ho preso questa borsa qua, vi faccio vedere meglio il materiale da vicino. Comunque è abbastanza grande, per tenere ovviamente l'essenziale. Tralasciate che sotto ho i pantaloni del pigiama, comunque indossata è così. Ora passiamo al prossimo accessorio. Ok, questi già potrete capire che sono degli occhiali. Se non sbaglio li avevo presi grigi. Eh sì, sono loro. Vediamo come stanno. Mi sento così. Alla modella vestivano un po' meglio. Io sembro un po' la mosca che mi si appoggia sulla pizza quando sono al ristorante. Ok, sulla testa decisamente meglio. Comunque mi piacciono perché sono un po' argentati. Ecco, ve li faccio vedere meglio. Però dai, devo dire che non sono così male. Ok, i prossimi due sono due accessori che faccio vedere insieme, perché teoricamente sono abbinati, diciamo. E sono due collane, che ora vi faccio vedere meglio, che dovrebbero sostituire queste due qua. Per prima cosa perché sono dorate e a me in realtà sta meglio l'argento che l'oro. E seconda cosa, specialmente una dovrebbe sostituire questa, che come vedete ha il numero angelico 555, che io avevo sbagliato a prendere, perché in realtà il mio numero angelico è 111, e tra l'altro mi sono anche tatuata, infatti ho preso la collana col mio numero angelico giusto. Ed in più, da sostituire a questo punto anche a questa qua che aveva scritto Angel, ho preso un'altra argento però con la scritta Sagittario in inglese, non so se vedete, che è il mio segno zodiacale. Anche di questo ho il tatuaggio. Sono un po' fissata con queste cose. Ok, indossate sono così, devo dire molto meglio. Mi piacciono veramente un sacco. Mi sa che queste proprio andranno a sostituire le altre. Passiamo ai prossimi. Ok, poi ho preso sta cagata, cioè veramente solo io prendo queste cose, che è un cavo da attaccare sotto al telefono per tenerlo così. Ovviamente molto sobrio, con i brillantini. Mi piace molto. Adesso provo già a metterlo, vediamo come sta. Comunque è bello, cioè a me piace un sacco. Poco sobrio però bello. Vediamo se regge. No, non reggerà perché non ho fatto il nodo. Invece sì, regge comunque. Passiamo al prossimo, che è un altro accessorio per il telefono, ma questa volta è una cover. Eccola qua. Non so perché l'ho presa con questa fantasia, però mi piaceva. Comunque la adoro perché è in silicone. Io adoro le cover in silicone. Adesso proviamo anche questa. Ecco qua. Molto bella, mi piace. Tra l'altro contorna pure tutto il telefono e lo fa sembrare più grande. Mi ricorda un po', raga, quelle cover, non so se avete presente, ditemi di sì, perché sennò mi sento sola. Quelle cover del periodo Tumblr, tipo 2016, con le patatine di silicone. Io ce le avevo tutte. Mi piace un sacco. Top. Poi queste sono delle semplici fascette per capelli, perché le uso spesso. L'ho presa bianca e verde perché erano quelle che mi servivano principalmente. Solo che nel pack c'era anche questa qua blu, che sarà utile. Vediamo quanto sono realmente elastiche. No raga, devo dire che ci stanno. Ora provo a mettermela. Ok, allora devo dire che è un po' grande, cioè un po' larga. Infatti mi sa che farò un risvolto. Però comunque è comoda, bella. Ho preso anche queste ciglia qua, come potete vedere sempre solo alla fine dell'occhio, perché come ho detto nei miei video precedenti, a me piace utilizzarle solo alla fine dell'occhio, perché sennò mi vado ad appesantire troppo lo sguardo. Me le proverei anche se non le avessi già su, quindi vabbè, limiterò a farvele vedere. Ci sono altri accessori che non mi ricordo mai le cose. Questo qua dovrebbe essere una pochette, o più o meno un contenitore da viaggio, infatti c'è il plano, che avevo visto in foto, era abbastanza capiente, così sembrava, per mettere dentro sia trucchi che tutto quello che riguarda la skincare. Ha molte taschine tipo qua, e poi qua questo spazio, che però nella foto
sembrava molto più alto. Infatti dubito che mi ci sia tutta skincare e tutti i trucchi, però vabbè, sicuramente mi aiuterà un bel po'. Ah, e tra l'altro ho scoperto che eventualmente, se volete usarlo per meno cose, si può anche staccare questa parte qua. Ok, abbiamo l'ultimo ma non per importanza accessorio, questo set di pennelli qua di SheGlam. Tra l'altro mi sembra pagato pochissimo e scontato, perché ci sono gli sconti di aprile. Vediamo come sono. L'unica cosa, pensavo fossero più grandi, però in realtà top. Stavo dicendo, provo ad aprirli senza spaccare tutto. Ho spaccato tutto, come al mio solito. Bene. Allora, qua abbiamo questo che penso sia tipo per il blush. Poi ne abbiamo un po' per l'ombretto. Questo qua penso, non lo so, sia per tipo anche fondotinta. Beh, comunque li userò tutti probabilmente. E ora passiamo alla parte più importante, ovvero quella dei vestiti. Vediamo un po' da dove cominciare. Allora, io inizierei da due giacchette che ho preso, così almeno non devo togliermi la maglietta e cambiarmi. La prima è questa giacchetta di jeans, corta, così, sì, un po' troppo corta, però tanto la userò nel periodo primaverile barra quasi estate, pure quando sarà estate in montagna. Io ho preso una S, me la metto su e vediamo come mi veste. Allora, molto molto bella, mi piace un sacco veramente, veste bene, non è stretta, non è troppo larga, molto bella. Ora se riesco ve la faccio vedere allo specchio, così magari si vede un po' meglio. Ed ecco qua indossata, si tralasciate appunto i miei pantaloni del pigiama, molto bella, ha anche degli strappi qua sulle maniche. Ora passiamo alla seconda giacca, che è più o meno simile, non so se è jeans perché non capivo bene il materiale, e dovrebbe essere nera. Allora, non è di jeans bensì di velluto, non so se vedete bene il materiale, è sempre corta. Adesso la andiamo a provare. Ok, indossata è così, anche questa è corta come quella jeans, bella. Forse preferisco quella jeans, però mi piace molto anche questa. Vi faccio vedere anche questa qua allo specchio, eccola qua. Sì, nero su nero effettivamente non si vede molto, però la lunghezza è la stessa. Mi piace come veste. Ok, questa non so perché l'ho presa, raga, non fate domande. In realtà mi piaceva sempre perché a me piace un sacco il verde, come vi ho detto, e quindi ho deciso di prendere magliettina del Brasile. Però mi piaceva, vi giuro, raga, questo abbinamento poi verde giallo mi piace. Vedete, poi posso anche metterci la borsa insieme o la fascetta di prima. Questa l'ho presa XS, adesso la provo così vedete come mi veste. Raga, veste davvero davvero bene, mi piace molto. La faccio vedere un po' più da vicino. Mi piace anche molto il materiale. Passiamo al prossimo. Sì, raga, adesso mi terrò ogni volta le cose che provo, perché non ho voglia di continuare a mettere, togliere, rimettermi la maglietta di prima, capitemi. Ok, poi ho preso questa canottierina qua sull'azzurro, che è un altro dei miei colori preferiti, specialmente quello pastello come questo, e si può anche, come vedo, regolare. Andiamo subito a provarla. Ecco qua, anche questa mi piace veramente tantissimo come veste. L'ho stretta un pochino perché aveva le spalline un po' larghe, tralasciate il registro nero sotto che non sta per nulla bene, però mi piace veramente veramente tanto, raga. Ve la faccio vedere anche questa più da vicino. Anche di questa ho preso un XS. Ok, prossimo, questo spero mi stia bene perché mi piaceva un sacco quando l'ho visto sul sito, ed è un completo top pantaloni e anche maniche, perché a me piacciono un sacco gli indumenti che hanno le maniche staccate, ed è un completo blu. Allora, questo è il top sopra. Di questo completo ho preso una S perché solitamente per i pantaloni mi trovo meglio con la S che con l'XS, mentre con i top con l'XS. L'unica cosa è che ovviamente qua non potevo scegliere due taglie diverse per top e pantaloni, perché era una cosa completa, quindi vediamo come mi sta. Ah, e per chi se lo chiedesse, così avete un, diciamo, parametro di riferimento, io sono alta 1,70 per arrotondare, però in realtà un pochettino di più, e peso 55, non so se c'entri molto, però comunque avete un'idea per le taglie. Poi abbiamo le maniche ed infine i pantaloni, cioè il laccino per stringerli. Ora provo tutto, speriamo. Raga, per fortuna mi sta. Innanzitutto guardate la parte sopra, poi mi sposto allo specchio per farvi vedere meglio. Mi piace veramente un sacco, raga, le maniche così. Cerco di farmi vedere un attimo da in piedi. Da in piedi spero vediate qualcosa. È così, veramente molto bello. Eccoci qua, è così. Vi faccio vedere anche sotto, tralasciate le mie ciabattine leopardate, mi piace davvero da morire. Ok, dovrebbero mancare penso poche cose. Ho preso questo top di questa fantasia, anche questo XS, verde militare diciamo, che si incrocia dietro. Adesso lo proviamo subito. Indossato è così, mi piace molto, mi sta anche questo molto bene, devo dire che sono molto soddisfatta. Veste, devo dire, molto bene. Vi faccio vedere allo specchio anche questo come veste, sì, a parte l'abbinamento
blu e militare, è così. Poi passiamo a questi pantaloni prima degli altri, perché anche questi sono sul verde militare che volevo mettere insieme a questo top. Ecco, sono fatti così. Voi direte: cos'è sta roba? Ma ve li faccio vedere indossati, perché ce li ho anche bianchi e stanno bene in realtà. Ora li provo. Allora, li ho messi, questi ve li faccio vedere subito allo specchio, perché sennò non capite niente. Ecco, indossati sono così. Sono molto stropicciati, ma infatti devo lavarli. Comunque a me piace in realtà l'effetto che danno. Comunque devo dire che anche se ho preso XS mi vestono bene. Anche questi mi piacciono molto, però mi aspettavo fossero un po' più verdi, invece sembrano un po' grigi, però non importa, comunque li abbinerò con qualcosa. Ok, ora proviamo i pantaloni neri. Ok, di questi pantaloni ho preso una taglia S sempre. Vi faccio vedere intanto com'è la vita da in piedi. È stretta, anche qua c'è il cordino, però anche senza allacciarlo mi va bene. Ecco, allo specchio vestono così, sono abbastanza vita alta, devo dire. Sono di questo tessuto, ovviamente sempre larghi. Anche questi devo dire che sono approvati. Ora mancano le ultime due cose. Abbiamo questo top che praticamente è canotta, metà nero e in realtà questo è crema, non è bianco, con sempre le maniche staccate. Anche di questo, ovviamente essendo top, ho preso un XS, ve lo faccio vedere subito. Ed ecco qua, ovviamente anche questo da indossare senza reggiseno, molto molto bello, mi piace un sacco questo top, veste così sempre stretto, molto bene. E nulla, questo lo adoro veramente. Ed ora possiamo anche dire finalmente passiamo all'ultima cosa. È una tutina completa elegante nera, eccola qua. Ok, scherzavo, non è completa. Ah no, ok, pensavo fosse il top, in realtà è tipo una specie di gilerino da mettere sopra, evidentemente un po' corto. Allora, non, mi sa che non riesco proprio a farvi capire com'è. Comunque è così e sotto è a zampa. Di questa ho preso una S, così non si capisce niente, ma la provo subito e ve la faccio vedere. Provo a farvela vedere da così, se no ve la mostro allo specchio, ma mi sta da dio, mi veste proprio bene. Ecco qua, non so se riuscite a vedere, comunque è davvero stupenda, cioè così è da dietro. No, veramente stupenda. Tra l'altro i pantaloni sono a zampa e hanno anche lo spacco che io adoro. Ve lo faccio vedere ora. Come vi dicevo, appunto ha lo spacco in fondo. Comunque è veramente stupenda. Ma anche il tessuto è davvero bello, non sembra neanche sintetico, cosa che probabilmente sarà, però sembra più cotone. E niente, questo penso sia l'ultimo. Sì, era l'ultimo. Quindi è finito lo Shane Haul, purtroppo. O finalmente. Non avete idea del casino che ho in camera. Ora vi faccio vedere. Cioè, questa è camera mia ora, qua sotto la scrivania, sopra, vabbè, lasciamo stare i vestiti messi lì. Comunque spero vi sia piaciuto questo haul. In caso aveste dubbi, domande, qualsiasi cosa sugli articoli, accessori eccetera, scrivetemelo nei commenti che rispondo. Spero di esservi stata utile in caso cerchiate qualcosa nel mio stile, non lo so, anche se io poi dico stile ma ne ho uno diverso ogni giorno. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, come al solito, lasciate like ed iscrivetevi al canale così da non perdervi i prossimi. Detto questo, io vi saluto, anche perché devo andare a sistemare questo casino prima che torni mia madre, perché sennò ci metterò più o meno un'ora, quindi mi sa che mi devo sbrigare. E niente, ci vediamo al prossimo video.